Radio Luna. Stiamo parlando con Fausto Parente di Funivie Molise, dunque dicevamo di questo cartellone che ricordiamo inizia il 25 giugno e termina il 10 settembre a Capracotta, quindi sì. Tra Capracotta e Campitello, concerti di varia natura. Sì. Questo perché d'estate, ma avete pensato magari che quest'anno anche a Natale forse sarebbe bello poter realizzare, organizzare qualcosa? Sicuramente, pensato? Perché diciamo che il cartellone estivo finisce a settembre, però poi ci sarà l'autunno e l'inverno, quindi anche lì ci saranno, ancora non abbiamo immaginato cosa, ma sicuramente ci saranno, perché comunque il progetto è a lungo termine. E quindi... dai, sai che bello, insomma, sì. la classica fiaccolata, insomma, quelle cose che si fanno con la neve, col Natale vogliamoci tutti bene, l'amore dappertutto. Ci saranno tante manifestazioni anche in quell'occasione, ma sicuramente. Fausto, tu vivi a Campitello per un periodo, no? No, io vado 2-3 volte a settimana durante il periodo invernale ed estate. L'anno scorso andavo una o due volte alla settimana. Quest'anno penso di stare lì tutto il periodo, perché c'è tanto da fare, perché poi organizzare tutti questi eventi non è cosa da poco, insomma. Assolutamente, anche che devi mettere su una squadra che lavora dalla mattina alla sera, montaggio, smontaggio, pubbliche relazioni, insomma, rapporti con la stampa, con i media, con chiunque ti cerca. Allora, abbiamo parlato un po' di tutto, abbiamo parlato di Campitello che è tornato a sorridere, abbiamo parlato di questo cartellone importante che si chiama, e lo ricordiamo, Montagna Molise, nuove tracce dal 25 giugno al 10 settembre, nomi importanti tra cui... uno su tutti, Tony Hadley, ex voce degli Spandau Ballet il 16 agosto, ma Marlene Kunz, Filippo Graziani, Federica 40, Savannah Funk, Eugenio Bennato, Licia Colò. Di cosa si tratta Licia Colò? Cosa farà Dialoghi in Altura il 15 luglio? Beh, abbiamo voluto la presenza di Licia Colò per quello che lei rappresenta, insomma, lei parla sempre di ambiente, di sostenibilità, di sviluppo sostenibile, quindi ci fa conoscere sempre nuovi luoghi, e quindi noi abbiamo voluto lei come testimonial per Campitello. Sì. Poi avete portato il mare in montagna, James Senese a Capracotta. James Senese è un grande, quindi può andare dappertutto, e quindi penso che a Capracotta è importante come evento. Vabbè, e poi come detto, ribadito ancora una volta, Tony Hadley il 16 agosto, insomma, siamo tutti in attesa. Tu eri Spandau Ballet o Duran Duran da giovane? Spandau Ballet. Quindi ti trovi perfettamente con perfettamente. Questa serata. Ci vedremo lì allora sicuramente. Sicuramente, staremo insieme. Fausto, hai qualcos'altro da aggiungere, qualcosa da dire prima della tua dipartita da questa radio? Allora, no, vorrei aggiungere. Intanto vi ringrazio per avermi dato voce per poter spiegare queste cose che stiamo facendo, e io voglio invitare tutti a venire su a Campitello, perché veramente quest'anno ne vale la pena, e vi aspettiamo, abbiamo tante offerte, tante belle cose che organizzeremo, ci teniamo a promuovere fortemente Campitello, questo deve essere il volano di sviluppo turistico della regione. Se uno sale a Campitello in un giorno anonimo, arriva lì, che fa? Ma allora, noi stiamo organizzando in questo momento, infatti domani sera abbiamo anche appuntamento con alcuni rappresentanti del CAI per organizzare anche delle passeggiate nella natura, quindi dei percorsi a piedi e anche a cavallo, c'è la possibilità anche di andare a cavallo. Dico, insomma, se uno arriva lì qualcosa... si può andare a cavallo, poi ci saranno anche chi preferisce il quad può fare la passeggiata. Quindi ci quad. Sono delle cose Ci sono fare. Tante cose, oltretutto da luglio sarà in funzione anche la funivia del Caprio, quindi si potrà salire in quota, chi vuole può portare la mountain bike e salire su, perché lì ci sono dei ganci che consentono di portare su la bici e poi scendere per i vari percorsi. Beh, insomma, direi che allora c'è veramente un motivo, più di un motivo per salire. Sì, sicuramente stiamo cercando di organizzare bene le cose, quindi è un anno di prova, diciamo, di rodaggio, però ci sono i presupposti per poter far bene. Noi supporteremo questo tuo lavoro. Va bene Fausto, grazie per essere stato con noi, ti verremo a trovare a Campitello ovviamente, e per ogni cosa contattate la pagina di Campitello, di Montagna Molise, insomma i riferimenti sono facili da reperire. Grazie a te Charles, è stato veramente molto bello questo appuntamento. Grazie Fausto, alla prossima.